tornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video, che felicità essere tornata a chiacchierare con voi. Questo sarà un video chiacchiere, un video racconto, insomma un video post vacanza dopo la settimana che ho passato al mare, e penso che si veda perché mi sto guardando nella fotocamera e sono quasi arancione. Sono felicissima di essere riuscita a prendermi una settimana intera di sole, di relax. Ora poi vi racconterò tutto nel dettaglio, però torno veramente ricaricata al massimo. Peccato che siano stati solo 7 giorni, perché se erano il doppio sarei stata ancora meglio, però come tutte le ferie hanno un inizio e hanno una fine. Spero che voi stiate bene, sono appunto felicissima di essere tornata sul canale perché ho avuto 2 settimane di ferie. Una appunto sono stata al mare, quindi non ho avuto modo di registrarvi nulla. La settimana precedente invece ero stata quasi tutta la settimana a Genova dai miei, dalla mia famiglia, e quindi ho fatto tanti giri, ma non sono riuscita a pubblicarvi nulla se non a inizio della settimana, perché avevo registrato il video il lunedì che ero andata in ferie, quindi non mi vedete alla fine, conti fatti, da quasi 2 settimane piene. Sono felice anche di registrarvi questo video di domenica. Oggi è ancora sabato, ma uscirà domenica, così almeno riusciamo a tenerci compagnia per il weekend, comunque per tutta la domenica. Che cosa mi raccontate voi? Spero che, insomma, per chi è tornato a lavorare sia stato un ritorno decente, per chi invece è andato magari in ferie come me, e non eravate poche, perché poi su Instagram ci siamo visti comunque tutti i giorni. Ho cercato di condividere quante più cose possibili con voi, lo sapete che lo faccio sempre, lo faccio molto volentieri. Come al solito vi ricordo che potete seguirmi anche lì, mi trovate come julie.graf, ed è sicuramente il modo per non perderci di vista durante tutte le ferie o le giornate in cui non riesco comunque a registrare dei video. Molti di voi erano in vacanza, una ragazza era anche in vacanza dove ero io, infatti ci siamo incrociate ma senza riuscire a salutarci lungo la spiaggia, però questa cosa mi fa sempre molto piacere, riuscire a scambiare con voi messaggi, ecco, informazioni. Ho fatto la box delle domande, quindi le chiacchiere non sono mancate. Cosa posso dirvi? Allora, oggi è sabato 10, io sono partita sabato scorso, che era il 3, e siamo stati una settimana al mare a Marina di Bibbona. Per chi mi segue da più di un anno, avevate già visto un vlog. Quest'anno ho preferito non vloggare, intanto perché non è tra i miei video che riesco a fare meglio, non è una cosa che riesco a fare soprattutto bene e alla quale riesco a dedicarmi in modo decente. Quindi se una cosa si fa bene, bene, altrimenti fate quello che vi viene meglio, e i vlog in questo caso per adesso non sono tra le mie attività, ecco, qua sul canale. Però per chi mi seguiva già dall'anno scorso avevate visto che c'eravamo già stati. La vacanza che avevamo fatto eravamo stati solo io, Mattia e Maggie, quindi era stata una vacanza nello stesso posto ma sicuramente con molti più chilometri macinati. Avevamo camminato tantissimo, avevamo portato Maggie con noi tutti i giorni, quindi cercavamo delle spiagge un po' più isolate, un po' più selvagge, dove lei potesse divertirsi anche con qualche cagnolino che ogni tanto c'era, ma dove non dessimo fastidio noi a nessuno e non ce ne dessero a noi. Quindi siamo tornati molto volentieri lì. Questa volta però siamo stati in un altro tipo di siamo stati in un residence, quindi con un'altra tipologia anche proprio di casa. Avevamo questa piccola casettina, eravamo in 6 proprio tutti insieme appassionatamente. Per chi me l'ha chiesto anche su Instagram ho già risposto, però c'eravamo io, Mattia, Maggie, ovviamente, i miei genitori, mia sorella, mia nipote, le loro 2 gatte, quindi eravamo veramente una bella famiglia numerosa e ci siamo divertiti tantissimo. Abbiamo alloggiato a Residence Le Rose, molto molto carino. Avevamo una casettina indipendente, un alloggio comunque, come posso dire, con l'entrata indipendente, ecco, con il giardinetto, molto carino, molto spazioso, c'era tutta la veranda fuori, quindi abbiamo sempre pranzato e cenato fuori, il tavolo all'interno ovviamente non si è mai toccato. Abbiamo trovato sempre bel tempo, anche se le previsioni ci avevano preso un po' in giro, perché non davano tutta la settimana bello. Infatti eravamo già spaventati prima di partire, perché il sabato che siamo partiti il tempo era così e così. Quando siamo arrivati subito invece siamo riusciti ad andare al mare al pomeriggio perché era tornato bello. La mattina successiva, la domenica mattina, ha diluviato, quindi veramente un temporale allucinante, ma avevamo visto che le previsioni sarebbero migliorate, poi sarebbero state clementi con noi nel pomeriggio, infatti così è stato. Abbiamo beccato bello tutto il resto della settimana, salvo qualche acquazzone. Mi sembra che abbia piovuto giovedì mattina presto, ma proprio all'alba, infatti io e mia mamma ci siamo svegliati per i lampi, per i tuoni, però per il resto è sempre stato bel tempo, quindi ci siamo davvero divertiti tantissimo. È proprio vero che le vacanze più semplici, o proprio quelle che ti fanno rilassare, sì, abbiamo fatto comunque 3.000 cose, perché abbiamo noleggiato il Risciò 2 volte, quindi prima
quello con la pedalata assistita, ieri sera senza pedalata assistita, quindi ci siamo distrutti le gambe per girare quanto più possibile con questo risciò. E mio papà aveva portato un mega canotto che abbiamo gonfiato lì e quindi siamo andati in giro a destra e a sinistra remando in tutto, lungo tutta la spiaggia, che sono veramente spiagge bellissime, tra l'altro in sabbia, quasi del tutto in sabbia, e anche il fondale è prevalentemente sabbioso, quindi si sta benissimo. Matilde, che è mia nipote, che ha 7 anni, si è divertita tantissimo anche proprio per l'acqua e l'accessibilità al mare. Ecco, niente pietre, io sono già più abituata alle pietre, essendo genovese ci sono più sassolini, però invece anche quello non è stato un problema. E poi abbiamo fatto altre 3.000 cose, arrivavamo a fine giornata distrutti, ma comunque volevamo uscire, soprattutto una in particolare che ero io, perché per approfittare al massimo di quelle che sono ovviamente poi le poche giornate di vacanze effettive che si fanno. Però davvero una bellissima vacanza all'interno del residence, come nella maggior parte dei residence o campeggi che ci sono ovunque, ma Marina di Bibbona senza dubbio. Avevamo anche la piscina, quindi ad esempio ha tirato molto molto vento il penultimo giorno prima di venire via ieri, che era venerdì. E andare al mare, cioè io ci sono andata lo stesso, abbiamo fatto una bella passeggiata tutti insieme, abbiamo portato Maggie che ha corso sulla battigia e tutto, ma c'era tantissimo vento e il mare molto mosso, quindi abbiamo ripiegato sulla piscina ed è stato perfetto, perché il trovare un posto con la piscina lo avevamo già fatto 3 anni fa quando eravamo andati in Corsica sempre tutti insieme. È una valida alternativa soprattutto per dei bambini, ma comunque proprio anche per rilassarsi, a differenza magari dello stare tutto il giorno al mare o sempre al mare. Abbiamo trovato appunto il giusto compromesso per accontentare un po' tutti. Mi avete fatto tante domande per chi vedeva le stories su Instagram e mi ha fatto piacere. Le gattine sono venute con noi, si sono divertite anche loro perché stavano tutto il giorno fuori, soprattutto la sera, però sono gatte abituate a viaggiare, quindi non si allontanano, tranne una un pochino di più, però non si allontanano poi più di tanto dai nostri alloggi, e quindi anche loro si sono godute la loro settimana di ferie. Sicuramente la cosa che mi è piaciuta tantissimo e che già mi era piaciuta l'anno scorso è trovare il compromesso mare, piccola cittadina con tutti i servizi. Avevamo la Conad molto vicina, avevamo il tabacchino, l'edicola, piccoli negozietti comunque utili, ma il fatto di non avere solo mare e città ma tantissima pineta, quindi quanta più natura c'era meglio era per noi, è sempre stato così, soprattutto parlando dal punto di vista del cane ma anche delle attività fisiche che ci piacciono fare. Io partivo la mattina, non troppo presto perché andavamo sempre a dormire tardissimo, però partivo con Mattia piuttosto che con mia mamma, con mia sorella, con la bambina, chi voleva venire, chi era già sveglio si univa, andavamo a farci una bella passeggiata all'interno della pineta, quindi dove la temperatura comunque, anche se c'era già il sole, ti faceva respirare, lunghissime passeggiate, si arrivava alla spiaggia, tutti questi sentierini, io veramente già ripensarci mi mancano già e sono venuta via solo stamattina, quindi immaginatevi come saranno i prossimi giorni. Però veramente posso senza dubbio consigliarvi dove abbiamo dormito noi, poi se avrete bisogno me lo scrivete nei commenti, vi do qualche informazione in più. Non abbiamo fatto giri particolari, nel senso che abbiamo sicuramente vissuto di più Marina di Bibbona, quindi con i vari mercatini. È molto a misura di bambino, per chi la conosce potrà confermarmi, se no chiedetemi, io cerco di aiutarvi come posso. Sicuramente ci sono tante attività per i bimbi, quindi c'è tutto il parco, l'area giochi enorme, proprio la città del bambino, che è un posto dove eravamo noi, che è poco distante, di nuovo con tutti i gonfiabili, quindi tutte le attività che i bimbi possono fare, ci sono reti dove saltare, ci sono piscine con tutti i cosini dentro da far tipo autoscontri, quindi sicuramente per le famiglie era l'ideale, infatti c'erano tantissimi bambini. E abbiamo girato molto quello, ci sono stati poi dei mercatini, ieri sera c'era la fiera con i prodotti tipici, quindi altre bancarelle, qualche giorno prima c'erano altri banchetti, ho comprato anche un paio di orecchini che non vi ho fatto vedere, ve li farò vedere nei prossimi video indossati. Però comunque è stato appunto un vivere, una tranquillità. La macchina non l'abbiamo mai spostata se non per andare a fare la spesa un paio di volte, per il resto abbiamo girato lì. Siamo andati solo una sera a Marina di Cecina, che non avevo mai visto, molto carina, l'ho trovata e anche voi mi avete commentato in modo positivo, perché qualcuna ci è già andata in vacanza, qualcuna me l'ha consigliata, ed effettivamente è molto bella, un po' più città, nel senso il lungomare, comunque tutta la via principale bellissima con i negozi, le gelaterie, i ristoranti che è sul mare, è un pochino meno selvaggia, magari pensando appunto all'idea del cane, anche perché poi non in tutte le spiagge ovviamente libere può andare, insomma abbiamo dovuto cercare il giusto compromesso, però davvero mi sono rilassata, ecco, se ripenso a quel mare, a quella piscina ci tornerei immediatamente, mentre invece ho ancora di festa oggi pomeriggio e domani, che è domenica, voi vedrete comunque il video domenica, e poi il resto della settimana, ovviamente da lunedì si ricomincia a lavorare.
Cos'altro posso raccontarvi? Volevo farvi intanto questo resoconto generale. Certamente ci vedremo poi già nei prossimi giorni con altri video, perché ho un bel po' di cosine da registrarvi. Posso magari anche raccontarvi qualcosina in più se ci fossero delle domande specifiche a riguardo, però vi dico, era proprio l'idea di vacanza che avevo. Ho staccato quasi del tutto, caricavo qualche storia, qualche foto solo a fine giornata, comunque quando attendevo il mio turno per la doccia. Per il resto proprio tutto bellissimo. Poi là ci sono tantissimi campeggi, avevamo cercato anche il campeggio dove stare, ma avendo prenotato un mesetto prima non ero riuscita a trovare nulla di compatibile con quelle che erano le nostre esigenze, però per il resto comunque questo è stato perfetto. Poi c'è il noleggio bici, tutta la pista ciclabile, insomma cose che ovviamente sapete appassionarmi molto e che non possono che incontrare i gusti di tutti noi, quindi davvero è stata, ripeto, una vacanza perfetta. Attendiamo con ansia di farla il prossimo anno, come mi sono ripromessa con Mattia, da sola, con i miei. Sicuramente vorremmo andare in vacanza a giugno, perché è bellissimo tornare, sì, passare tutta l'estate a lavorare e poi aspettare la fine. Noi siamo abituati ad andare sempre in vacanza a settembre, quindi aspettare poi di andare in ferie quando tutti gli altri sono già tornati. Ma la cosa negativa è che li aspetti talmente tanto, per quanto un mare ne ho fatto pochissimo, però qualche giorno in piscina piuttosto che al fiume con Maggie tanti li abbiamo passati, però è proprio brutto tornare e sapere che rimangono poi pochi giorni, si spera un po' di più di caldo e di bello, però per appunto proseguire un pochino l'estate. L'unica cosa che mi riprometterei di fare il prossimo anno è di riuscire magari in qualche modo cercare di ritagliare una settimana a giugno, andare in vacanza e poi andarci successivamente poi a settembre, così almeno sembra un po' più estate, ecco. Cos'altro dirvi, ragazze? Volevo farvi intanto questo saluto, questo resoconto. Ci saranno sicuramente molti dettagli che mi sono persa, ma non voglio annoiarvi troppo perché siamo già quasi a una dozzina di minuti. Ci vedremo senza dubbio nei prossimi giorni con degli altri video. Se avete delle domande, se avete delle curiosità, scrivetemele sotto nei commenti. E una cosa che volevo chiedervi era se avevo fatto un sondaggio su Instagram, seguitemi sempre lì proprio perché poi almeno riesco a condividere con voi molti miei dubbi e domande. Vorrei fare una diretta che credo farò su IG, ma che mi avevate chiesto anche qua su YouTube. Vediamo, tanto comunque ancora domani appunto sono a casa e deciderò che cosa fare, però volevo fare uscire questo video per almeno vederci un pochino. Fatemi sapere come avete passato voi queste 2 settimane in mia assenza. Io vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo e un buon weekend, una buona domenica a tutti. A prestissimo, ciao!